Allora è questo il paese di cui parli tanto? Se non siamo rimasti a Roma e vi ho costretti a venire qua, perché mi danno il teatro gratis per le prove? È bellissimo, è un antico gioiello. Ti amo, anche se sei una mignotta. Abbiamo preso una casa fuori dal paese, da quella parte, sulla collina. Ah sì, vicino a Francia. Chi c'è là? Sentivo questa presenza dietro di me. Hai scatenato la passione di qualcuno. Ma che pensi? Niente. Ma è bello non pensare a niente. Ti sento vicinissimo, come se fossi qui. Ma io ti sono sempre vicino. No! No! È come se volessi guardarti, somigliarti. Ti spio, ti ascolto, ti guardo. È questo quello che avevi immaginato? Curiosità su Jurassic Park oggi. Ci ricordiamo tutti una delle scene più celebri, no? Quella della cucina. Due velociraptor arrivano ad un passo dai bambini che si sono nascosti per cercare di sfuggire alla loro furia, no? Ecco, a contribuire all'atmosfera di tensione e di paura che contraddistingue la scena sono i versi anche spaventosi emessi dai due dinosauri. Bene, come hanno fatto ad ottenere quell'effetto? Gary Rydstrom, che in Jurassic Park si occupava degli effetti sonori, ha svelato che i versi dei dinosauri in quella scena erano quelli emessi da due tartarughe durante l'atto sessuale. Sì. In altre scene si possono sentire versi di diversi animali che si accoppiavano, come ad esempio cavalli e asinelli. Quindi adesso ogni volta che guarderemo quella scena penseremo alle tartarughe in calore, mi sa. Ciao a tutti!